Quali colori ho visto col primo sguardo all'alba della vita? C'era infinita gioia negli occhi verdi mare di mia madre. Nel silenzioso agosto, dal prato mi raggiunse l'eco gaia di un infantile gioco. Attimi persi, o forse mai iniziati, all'alba della vita, quando la mente è gemma appena schiusa. Fu solamente il pianto, il passaporto del nostro viaggio. Sulla retrocopertina di Un volo di farfalle di Elisabetta Diaconi leggiamo dalle sue parole: continuo da anni il mio cammino nella poesia, necessaria alla mia vita, come ricerca e come salvezza. Persisto nel tracciare una sorta di diario dell'anima che mi rasserena. La poesia appena letta è l'ultima della raccolta, l'inizio, quasi che Elisabetta volesse suggerire che il racconto del diario dell'anima sia circolare, comincia con la sua nascita, la fine del libro che ritorna. Viene da chiedersi allora quale sia il tempo della poesia, da dove comincia, quando il suo esprimersi, il suo comunicare, dove il suo presente. Il passato, il presente e il futuro nella realtà sono ritmati dal tempo dell'orologio, dallo scandire di minuti, ore, giorni, anni, decretato dal battere inesorabile della pendola. Ma esiste un tempo interiore, dove tutto si dilata e contemporaneamente si concentra. Passato e futuro galleggiano tatuati sulla limpidità dell'anima in un eterno presente. Da quello spazio dell'io, dove tutto è, il particolare diventa universale. Il poeta attinge da quell'arredo per la sua opera, come in realtà io credo succeda anche nelle altre arti, ad esempio nella pittura, dove il pennello è guidato dall'inconscio attraverso la mano, oppure nella scultura, dove la materia sembra essere destinata a prendere forma da se stessa, una partenogenesi, quasi fosse un miraggio. Inconsapevolmente la forza del pensiero si fa idea. Riaffiorano trasformati in immagini parole, le emozioni, i sentimenti, i tormenti, i dubbi, gli stati d'animo o i quadri naturalistici che si sono specchiati nell'anima e da lì hanno preso forma poetica. Il vero del sé, che guarda, vede, intuisce, avverte e conosce senza tempo e ugualmente in tutto il suo trascorrere, è lì, ora, nel suo offrirsi. Ciò sembra accadere alla nostra autrice, in tutto il percorso della sua scrittura. Per questo, leggendola, restiamo ogni volta incantati. Lampi brevi e incisive le sue liriche. Hanno energia, capacità, coraggio di mostrarci la nudità dell'essere, sia inteso come sostantivo, essere umano, sia inteso come verbo, essere, cioè uguale esistere, stare fuori, in mezzo alla natura e agli accadimenti. Siamo attratti, quasi ci viene voglia, nell'attesa di sederci a gambe incrociate a contatto con la terra, ai suoi piedi, lo sguardo in alto a perdere dalle sue labbra, ascoltare, coinvolgerci, partecipare, sentire, attivare i cinque sensi, stimolati dai versi che ci fanno vedere, toccare, udire, odorare, gustare la vita. Proprio seguendo questa mia tesi, sono andata a scegliermi le poesie che più ho pensato potessero avvalorarla questa tesi. Mi sono accorta, ve le avrei lette tutte le poesie. Ma non vi invito a sedervi per terra, per carità, siete comodi lì dove siete. Eppure una scelta l'ho dovuta fare, leggervene alcune, perché poi se ne leggiamo troppe
non comprare il libro, è invece il libro che bisogna prendere e leggerle tutte. E poi so che qui c'è una bravissima lettrice e quindi ne leggerà alcune altre lei. Io ne reciterò solo quattro. Lo scavo segreto, pagina 54. Senza finzioni o maschere a velarci, ci riscopriamo veri nel lungo soliloquio con noi stessi. Si affollano malamente fatti lontani e dubbi mai risolti, col desiderio assiduo di frantumare i lacci dell'inconscio. E dallo scavo eterno, con le sorprese e con le rimembranze, si manifesta un volto, si può intuire un luogo scolorito. Ricolma le giornate questo segreto gioco con noi stessi. Ricompensa a pagina 45. Ci siamo abbarbicati a questa vita che è priva di certezze, in una discontinua rotazione di gioie e di dolori. Forse perché è concreta, l'accettiamo e la crediamo amica. L'altra è coperta da un mistero fitto che non si può svelare, ma ci hanno regalato la speranza e l'ora dell'amore e ricompensa d'ogni traversia. Storia dell'enigma, a pagina 43. Appena la scintilla del pensiero illuminò le menti, l'uomo indagò sul senso della vita e non trovò risposta. Studiò ogni pensatore per millenni, agganci con l'Eterno, sorsero ovunque mani ed indovini e si cercò il Creatore, seguendo i dogmi delle religioni. A noi civilizzati, creature del progresso e delle scienze, come ai progenitori, non è concesso di squarciare il drappo dove è nascosto il vero. Ci abbandoniamo al caldo dell'amore, a un fiato di speranza, per superare il dramma dell'enigma, compagno sconosciuto che ci conduce verso il suo segreto. Sentiero senza fine, a pagina 57. Splende di luce ancora il tuo sorriso, come su questa foto, e mi raggiunge dai segreti mondi dove ti trovi ora. Era un regalo anche quel momento. Si dipanava lieta l'esistenza, sentiero senza fine. L'agguato della sorte era lontano, un ciampo non previsto, su quella strada che era tutta nostra, rivolta all'infinito. Vi dicevo sentire, attivare i cinque sensi, stimolati dai versi che ci fanno vedere, toccare, udire, odorare, gustare la vita. Con tutto ciò che ci regala e ci sottrae anche. Sì, perché Elisabetta di Iaconi proprio questo riesce a fare, anche quando parla con il cuore spezzato dal dolore, quando elabora la perdita attraverso il ricordo. E non è accettazione passiva, anzi è proprio dall'arrampicare la sofferenza che si capisce, si entra nel senso delle cose, sembra proporre Elisabetta. Mai affossarla quella sofferenza, sotto la coltre della cenere della paura di affrontarla, dove fermenterebbe con tutti i suoi fantasmi, ingigantendo a nostra insaputa. Da quella sofferenza dalla quale lei istintivamente è capace, tirandola fuori dal cappello del prestigiatore dei sentimenti, di far nascere la speranza. Luce in fondo al tunnel e nella quale, seguendone il cammino, non ci perdiamo, ma ritroviamo noi stessi e gli altri. Mancanza di complessità che ci rasserena, nella misura in cui, come ci ha esplicato nella frase che ho letto all'inizio, la poesia come diario dell'anima ha rasserenato Elisabetta. Mai facile e ovvio, la verità
è semplice. Grazie.